c'è bisogno di provare a portare almeno un libro nelle case, cioè a farlo vedere, a farlo toccare, ecco. Sarebbe un grande sogno che si realizza, quello di aprire una libreria nell'area nord di Napoli, perché ormai non c'è più differenza tra Melito, Scampia, Mugnano. Io quando avevo 15 anni, la mia generazione, insomma, per comprare un libro da Scampia, nonostante Scampia è il quartiere più giovane della nostra città, doveva emigrare, cioè doveva fare 10 km, 8 fermate della metropolitana. E quindi 2 anni fa abbiamo fatto questo investimento, abbiamo acquistato uno spazio per aprire tutto quello che non avevamo quando eravamo adolescenti, cioè uno spazio dove stare insieme, dove vendere libri, dove pubblicare libri, dove fare teatro, radio. Abbiamo scritto sotto alla scugnizzeria "Sognare è il sogno impossibile", una frase di Miguel de Cervantes, una poesia che dice: "Sognare è il sogno impossibile, abbattere il nemico invincibile, questo è il mio scopo". Il nostro logo è un asino volante, e a chi si indica l'asino volante? Noi creduloni, a chi crede un po' ai sogni impossibili. E abbiamo aperto questo spazio nel momento in cui le librerie e teatri chiudono. Noi abbiamo avuto un così alto numero di persone che hanno partecipato alle attività che l'8 febbraio abbiamo inaugurato un altro pezzo di scugnizzeria che si chiama Palestra degli Artisti. Guarda, io credo che in questo momento storico ci sia un bel cambio di marcia. Noi, oltre alle attività nelle scuole, il nostro fatturato, gran parte deriva dal nostro quartiere, dall'area nord di Napoli. Quindi posso dire con assoluta certezza che a Scampia leggono tanti libri, soprattutto i ragazzi. Provocatoriamente, all'esterno della scugnizzeria abbiamo piazzato un pezzo di legno con dei chiodi, abbiamo bucato i libri e li abbiamo appesi, scrivendo "libro sospeso" veramente, perché era sospeso. E continuiamo a ricaricarli, perché passa gente, prende un libro, se lo porta, come quasi se ci fosse la necessità di questo. C'è bisogno di provare a portare almeno un libro nelle case, cioè a farlo vedere, a farlo toccare. Ecco, poi continuiamo insomma a fare queste attività laboratoriali. Molti ragazzi la letteratura la escludono dalla propria vita e per le famiglie è qualcosa di accessorio. Stiamo tentando di farli entrare nel mondo della letteratura facendole libro, costruendolo, partendo da un libro e facendo uno spettacolo teatrale, insomma lavorando un po' sott'acqua. Ogni volta che fanno un taglio alla cultura, un taglio al welfare, dentro quel taglio ci sono anche questi morti ammazzati. Questa non è retorica, sono cose concrete, perché in degli spazi come il nostro, parlo di quello che conosco ovviamente, come Scampia, se tu non crei gli spazi adeguati affinché i ragazzi possano mettersi a confronto con idee diverse, poi il risultato è che si avvicinano ad altri tipi di idee, insomma. Portando avanti questo progetto alla scugnizzeria, io ho imparato 3 cose, che gli altri, sempre sentivo sempre questa parola, gli altri, qualcuno diverso da me, in realtà siamo noi, che prima o poi tu te lo trovi sulla strada, quel ragazzo, che nessuno è innocente, sicuramente, e che ahimè facciamo la differenza quando ci occupiamo dei figli dei nemici. Cioè, alla scugnizzeria vengono ragazzi, figli di criminali che hanno partecipato all'omicidio di mio cugino, figlie di persone che hanno partecipato a omicidio di vittime innocenti di Camorra. Non possiamo far pagare a quei ragazzi le colpe dei padri, quello che noi dobbiamo fare è un parricidio. Per questo io dico che la morte di questo ragazzo è una sconfitta, insomma, per tutti da questo punto di vista, ed è inutile incolpare l'uno o l'altro, perde una comunità educante, perdiamo tutti, perde la scuola calcio, perde la scuola, in quelle assenze ci sono le colpe, secondo me, della morte di questo ragazzo. Noi abbiamo sempre desiderato 2 cose. La prima è essere indipendenti, dal punto di vista soprattutto economico. Noi non partecipiamo mai a finanziamenti pubblici, a bandi pubblici. La nostra realtà, la scugnizzeria, si mantiene grazie alla nostra casa editrice Marotta e Caffiere Editori. Gli utili della casa editrice servono a finanziare le attività improduttive dal punto di vista economico, ma che lasciano delle tracce, insomma, nel territorio e nei ragazzi. Quindi questa è una cosa molto importante. 2, noi non volevamo essere la casa editrice di Scampia.
Noi volevamo essere una casa editrice che, partendo dal nostro quartiere, il quartiere in cui siamo nati, provava a fare la casa editrice seriamente, provava a crescere. E quindi circa da un anno e mezzo abbiamo cambiato marcia e provato, insomma, ad acquistare autori di livello internazionale come Gunter Grass, Antonio Scarmeta, stiamo lavorando su Domenico Rea, La Capria, quindi senza dimenticare i locali, premi Nobel della pace come Desmond Tutu, attenzione alla letteratura africana, soltanto quest'anno pubblicheremo 5 libri provenienti da Sudafrica, Congo, Kenya, Ruanda, e con una grafica però diversa, provando a fare un po' innovazione da questo punto di vista, l'utilizzo delle scale di grigi. Oggi, grazie ai software, abbiamo l'opportunità di fare anche altro, di lavorare anche dal punto di vista ambientale. Tutti i nostri libri sono stampati su carta riciclata certificata al 100%, con inchiostri non inquinanti, colle senza plastificanti. Proviamo a lavorare a chilometro zero, facendo lavorare le aziende locali, le tipografie locali. E credo che questo sia uno dei nostri punti, insomma, di riconoscibilità, come questo taglio che abbiamo messo a tutti i nostri libri. Sulla prima pagina c'è scritto: per completare un libro c'è bisogno che qualcuno immagini quello che non c'è.